Buonasera, grazie per questa bellissima opportunità. Porto il saluto anche del presidente Sergio Chiamparino che mi ha pregato di estendere a tutti quanti voi in questo momento per voi importante, ma che credo sia anche un momento importante per tutta la comunità e perché ci permette di confrontarci e di far conoscere anche, prima abbiamo sentito le bellissime relazioni sui diritti e sull'aspetto, come dire, forse anche un po' più filosofico legato al tema dei diritti. E a me tocca un po' rappresentarvi invece il tema del diritto al lavoro, il tema del diritto allo studio nella sua declinazione quotidiana e che quotidianamente mi accompagna in quello che è il mio impegno all'interno della giunta della Regione Piemonte come assessore al lavoro e assessore all'istruzione. E allora nel momento in cui abbiamo parlato di diritti e di Costituzione voglio partire intanto facendo riferimento all'articolo 1 della nostra Costituzione che ci dice che il nostro Paese è una Repubblica fondata sul lavoro. E oggi noi sappiamo quanto questo tema sia delicato e complicato, in modo particolare se noi pensiamo ai giovani. Il dato della disoccupazione nella provincia di Torino, quindi stiamo parlando di una provincia che è la nostra, che è la provincia più importante della nostra regione, noi oggi abbiamo un dato che tocca una disoccupazione del 46%. E quando pensiamo a una disoccupazione del 46% e lo ribaltiamo a 10 anni fa e quindi ci rifacciamo al 2004, il dato era dell'occupazione del 46%. Allora se analizziamo questo dato da questo punto di vista ci rendiamo conto di quale situazione difficile si trovi anche il nostro territorio, la nostra regione e quindi in quale prospettiva il progetto di vita di quello che è il futuro del nostro Paese si trovi in una situazione complicata e difficile. Credo che sia utile ricordare, ecco, mi rendo conto che diventano dati freddi, forse un po' crudi, forse un po' difficili da digerire, ma nella nostra regione noi avevamo 1.883.000 occupati. Oggi noi abbiamo 1.800.000 persone che hanno un lavoro. E questi posti di lavoro che noi abbiamo perso in questi 5 anni drammatici, complicati, di crisi che hanno caratterizzato il nostro Paese, ma in modo particolare devo dire la nostra regione, sono dati che mettono in discussione progetti di vita di persone, che mettono in discussione progetti di vita di nuclei familiari, che mettono in discussione e che quindi ci rappresentano una nuova fotografia di un contesto sociale che si sta affrancando anche appunto nella nostra regione, che sembra o sembrava fino a qualche tempo fa esserne lontana, non essere così attaccata da questa crisi in modo così violento. Bene, oggi invece registriamo un dato molto preoccupante, un dato che si è ulteriormente aggravato in modo particolare nell'ultimo anno. Nell'ultimo anno il numero di ore, ad esempio, legate alla cassa integrazione in deroga, che forse avete sentito citare in modo più frequente, sono dati, facciamo così, così forse è meglio, sono dati, benissimo, grazie, sono dati rispetto alle ore di cassa integrazione in deroga appunto che hanno caratterizzato la nostra regione che ci portano a delle cifre quasi impronunciabili, a 1.453.000 ore in più di cassa integrazione in deroga, cioè in deroga a quelli che sono gli strumenti ordinari che il nostro Paese ci mette a disposizione per tutelare quelle persone che perdono il posto di lavoro. A settembre, cioè tra qualche giorno, ci troveremo ad affrontare un dato ancora più drammatico, perché il governo ha pensato, e forse lo deve fare per motivi legati di carattere economico, ma gli ammortizzatori sociali in deroga, che erano quelli che ci permettevano ad esempio di tutelare le cosiddette partite IVA, quella parte più fragile della popolazione che lavora, noi non potremmo più farlo perché non ci sono più le risorse che sono state messe a disposizione che prima venivano messe a disposizione per le regioni per la cassa integrazione in deroga. Ci sarà una trasformazione, quindi leggerete
in modo ancora più significativo, e anche questo territorio ne sarà colpito, rispetto ad aziende che inizieranno in modo ancora più significativo di quanto non lo abbiano già fatto fino ad ora, inizieranno a mettere i propri lavoratori utilizzando la cosiddetta mobilità, perché non avremo più la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali in deroga. Si sente tanto parlare, spesso parlare di riforma degli ammortizzatori sociali. In realtà noi dobbiamo immaginare che oltre a pensare alla modifica degli ammortizzatori sociali, noi dobbiamo pensare a come risolviamo il problema occupazionale, a come creiamo posti di lavoro, a quali strumenti riusciamo a mettere in atto perché questi dati così drammatici, così complicati, vadano a dare risposta all'articolo 1 della nostra Costituzione, cioè che siamo per realizzare un progetto di vita, poiché il nostro paese è fondato sul lavoro, noi dobbiamo riuscire a dare lavoro ai nostri cittadini. E allora la comunità europea ci mette a disposizione degli strumenti, ci dà delle indicazioni, ci mette a disposizione una serie di strumenti, ci mette a disposizione anche delle risorse, che sono risorse importanti, risorse significative, risorse che dobbiamo cercare di utilizzare al meglio. E ci mette a disposizione due grandi dotazioni di risorse, che sono quelle legate all'investimento sulle persone, alla formazione del capitale umano, così si usa questo termine che mi rendo conto essere un po' freddo, ma che sono quelle risorse che ci permettono di migliorare la qualità di quello che succede durante il percorso di vita delle persone nel momento in cui il proprio progetto, basato su una propria professionalità, una propria capacità, si interrompe e c'è la necessità di trovare nuovi strumenti per accompagnare persone che si ritrovano in un periodo del proprio percorso di vita in una condizione di oggettiva difficoltà e di oggettiva fatica. Questi strumenti sono strumenti che si dividono in due grandi fondi, il fondo sociale e i fondi strutturali. Credo abbiate sentito più volte utilizzare questi termini e avete anche magari sentito dire che il nostro paese queste risorse non le spende così bene. Forse ci sono parti del nostro paese che queste risorse non riescono a spenderle così bene. Prima si parlava degli sbarchi a Lampedusa e si parlava anche di come la comunità europea ci abbia rimproverato, di come queste risorse non sono state utilizzate bene per realizzare un progetto di accoglienza di queste persone. Apro e chiudo una parentesi per dire che nella nostra regione i clandestini che sono stati accettati nell'ultimo anno, che sono transitati nell'ultimo anno, sono circa 3.400. Ma di questo 3.400 soltanto 1.340 hanno trovato risposta in un progetto di accoglienza, mentre tutti gli altri, in modo più o meno, come dire, riconosciuto, in modo più o meno identificabile, sono transitati all'interno della nostra regione e poi sono finiti in altri paesi. E quindi mi fermo e non aggiungo altre considerazioni. Bene, vi dicevo, la comunità europea ci dà queste risorse e ci dice utilizzatele al meglio, utilizzatele per investire sulle persone, per far sì che il loro livello di occupazione possa migliorare e possa affrontare insieme agli altri grandi fondi che vi dicevo, che sono invece quelli che mettiamo a disposizione per il sistema imprenditoriale, per il mercato del lavoro, perché si possa creare nuovi posti di lavoro. E questo è quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di utilizzare al meglio le risorse che ci vengono messe a disposizione. Come vi dicevo, ci sono forse parti del nostro paese dove queste risorse non vengono spese o forse non vengono spese bene. Vi posso garantire, vi posso assicurare che le risorse nella nostra regione sono utilizzate. Sono utilizzate, mi sento anche di poter dire bene, forse si può utilizzarle ancora meglio. Perché se si cerca di far lavorare i due fondi, cioè quelli che investono sul capitale umano e quelli che possono invece investire su ricerca, innovazione, sulla possibilità quindi di offrire nuovi sviluppi occupazionali, e quindi se si cerca di non avere due mondi che ragionino in modo separato ma ragionino insieme, forse allora noi riusciamo a garantire un maggior livello occupazionale, una maggiore opportunità di lavoro per, in modo particolare, i giovani della nostra regione. Vi dicevo prima che il tasso di disoccupazione è del 46%, il tasso di occupazione giovanile. La comunità europea su questo ha voluto aggiungere ulteriori risorse. Credo magari vi sia capitato di sentir parlare di quella che è la garanzia giovane, la Youth Guarantee, sulla quale in modo particolare oggi
e da settembre in poi si concentrerà l'attenzione della nostra regione. A questi progetti particolari, che sono progetti che cercano di avvicinare il più possibile i giovani, offrendo magari dei percorsi di formazione molto molto mirati, perché possono incontrare risposta all'interno delle aziende, all'interno del mercato del lavoro. Certamente noi dovremo abituare i nostri giovani, e quindi anche quando parliamo di diritto di lavoro dovremo abituare i nostri giovani a un concetto di lavoro che è diverso a quello al quale noi siamo abituati. Noi siamo cresciuti nella cultura di un lavoro a tempo indeterminato, che una professione che ci ha probabilmente accompagnato per tutto il che ci accompagnerà per tutto il nostro progetto di vita. I nostri giovani non avranno questa opportunità e dovranno crescere con una cultura diversa, per la quale è necessario offrire loro delle opportunità perché possano continuamente rivedere la propria capacità professionale e rivedere le proprie opportunità professionali per essere inserite all'interno del mondo del lavoro. Qui si inserisce il tema dell'istruzione, e quando si parla di istruzione la politica la usa spesso e volentieri, dicendo che dobbiamo istruire di più, dobbiamo investire di più su un diritto fondamentale che è il diritto allo studio, dobbiamo garantire a tutti quanti l'accesso alle nostre scuole, a un sistema che possa rispondere sempre di più a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro e che possa rispondere anche sempre di più alle esigenze che oggi i nostri ragazzi hanno di apprendere e di conoscere. I ragazzi stranieri che arrivano, i ragazzi e le ragazze straniere che arrivano nella nostra regione, nel nostro paese, sono ragazzi che nel frequentare la scuola, nel frequentare i centri di formazione, vivono questa esperienza come un'opportunità per migliorare la propria posizione, per poter immaginare di avere un futuro migliore. Questo non capita nei giovani cosiddetti che appartengono ai nostri territori, non succede questo. E allora noi dobbiamo fare uno sforzo in più nel rappresentare loro l'esigenza e l'opportunità e la necessità e il loro diritto fondamentale di avere una cultura, di avere un'esperienza di approfondimento e di formazione che permetta loro di costruire il proprio progetto di vita. Guardate, mi colpì sempre molto, e lo racconto spesso, un incontro con degli studenti che appartengono a un istituto comprensivo di scuole superiori. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un'unica autonomia scolastica, in questo territorio, in un territorio della provincia di Torino, a Ulzio possiamo anche accennarlo serenamente, hanno provato questa esperienza mettendo insieme un istituto professionale, un liceo classico e un liceo scientifico. Io ho avviato un processo di ascolto all'interno delle scuole della nostra regione, nella mia esperienza precedente di assessore all'istruzione, e incontrando questi ragazzi cercavo di capire loro che cosa si aspettassero dalla scuola e che cosa pensavano fosse il diritto allo studio. E mi colpì molto un ragazzo che frequentava il liceo classico, il quale mi disse che lui si aspettava di frequentare il liceo classico e di avere una ottima preparazione per poter poi accedere al mondo accademico, al mondo universitario, e quindi un progetto di vita che lo proiettasse verso una dimensione di chirurgo, medico, non ricordo se era chirurgo o medico, ma di questa natura. E una sua compagna, che invece frequentava un istituto professionale alberghiero, e che peraltro poi gli insegnanti mi raccontarono avere anche un progetto familiare un po' complicato, questa ragazza gli puntò il dito e gli disse: ricordati che io ho lo stesso diritto tuo di avere un'istruzione, di conoscere la storia, di conoscere la letteratura italiana, anche se non frequento un liceo classico. Questa frase mi colpì molto e mi fece capire quanto, come dire, sia necessario lavorare sui nostri studenti perché capiscano e perché interiorizzino il fatto che avere una cultura, avere una formazione, avere una preparazione non rappresenta soltanto uno strumento per migliorare la propria condizione di vita, ma rappresentano quella cassetta degli attrezzi che noi dobbiamo costruire per loro e che noi dobbiamo consentire a loro di avere per affrontare i percorsi di vita, per affrontare le fatiche che li accompagneranno e anche magari per poter pensare che esiste un progetto di felicità nel proprio percorso di vita.
E vi racconto ancora questo piccolo episodio che mi è stato raccontato da molti dirigenti scolastici anche di territori come questo. Oggi lo Stato e la Regione, fino a un po' di tempo fa, riuscivano attraverso risorse proprie a garantire delle piccole borse di studio alle famiglie perché potessero, quelle famiglie che sono un po' più in difficoltà, per consentire ai propri figli di frequentare le scuole della nostra regione. Peraltro avevamo pensato anche di diversificare questo tipo di risorse, perché ovviamente una famiglia che manda il proprio figlio a scuola da Torre Pellice a Pinerolo costa di più di quella famiglia che deve mandare il proprio figlio da Piazza Castello a Corso Giulio Cesare. Faccio due esempi assolutamente a caso. Oggi non abbiamo più queste risorse. Bene, le segnalazioni che noi riceviamo, che ricevo dai dirigenti scolastici, sono segnalazioni molto preoccupanti di famiglie che spesso rinunciano a far sì che i propri figli possano frequentare una scuola del proprio territorio perché non riescono più ad avere le risorse per poter pagargli il trasporto, per poter pagare loro l'acquisto dei libri, per poter pagare quegli elementi fondamentali che consentono un diritto, un accesso al sistema dell'istruzione pubblico di una regione come la nostra. Stiamo parlando del Piemonte, non sto parlando di un'altra parte, di un altro pezzo dell'Italia dove magari, come dire, queste situazioni di difficoltà sono forse già sentite da qualche anno. Bene, questa è la fotografia di un Piemonte che magari facciamo finta di non vedere, che facciamo finta di non conoscere, e sono fotografie di un diritto che da un lato è quello del lavoro e dall'altro è quello del diritto allo studio, che sono elementi fondamentali per garantire, e credo che prima abbiamo ci siamo detti che i diritti sono tanti, non esiste un diritto che viene prima dell'altro, ma credo che il diritto al lavoro, il diritto ad avere una formazione, il diritto ad avere un'istruzione che ci permetta di affrontare un nostro progetto di vita, siano in qualche modo elementi fondamentali. Allora, che cosa possono e devono fare le istituzioni? Beh, intanto le istituzioni, ovviamente nelle rispettive competenze, quale è una regione come la nostra, una regione importante nel panorama nazionale, e che cosa può fare un paese come l'Italia, fondata sul lavoro, una repubblica fondata sul lavoro? Beh, intanto la consapevolezza di una situazione che è più drammatica di quella che noi immaginiamo, la consapevolezza che dobbiamo mettere in atto tutti quegli strumenti che sono importanti e che la comunità europea, come dicevo prima, ci mette a disposizione e dobbiamo utilizzarli al meglio, e la consapevolezza del fatto che forse è necessario individuare strumenti che ci permettano di intercettare quelle opportunità di lavoro. Ad esempio, si dice che il settore agricolo in zone come queste, in zone come altre importanti della nostra regione, siano settori sui quali puntare, e credo che su questo si debba davvero fare molta attenzione. Oppure al tema della manifattura, c'è un piccolo segnale di ripresa, un piccolo segnale secondo il quale abbiamo avuto qualche elemento di qualche contratto, qualche avvio di qualche contratto in più. Bene, allora noi dobbiamo mettere in atto davvero tutti gli strumenti che ci permettono di far sì che questi diritti siano garantiti, ma non siano garantiti soltanto all'interno di programmi che ci scriviamo e ci diciamo che è importante che esistano, ma dobbiamo ricordarci che questa nostra attività deve essere fatta quotidianamente, deve essere fatta con grande senso civico, con grande senso della fatica con la quale le persone oggi portano avanti il proprio progetto di vita. Allora, io credo che se insieme i diversi attori, i diversi soggetti che compongono un paese importante come il nostro sapranno in questa fase così difficile, così complicata, mettere insieme davvero tutte le forze, tutte le sinergie, tutte le risorse che ancora abbiamo a disposizione, beh, io credo davvero che si possa in qualche modo uscire da una situazione di drammaticità e di fatica e di complessità. Ma soltanto se riusciremo a vincere questa scommessa, se soltanto riusciremo a vincere questa sfida. Allora, i diritti fondamentali, credo che davvero esista, forse non si può dare una priorità, sono d'accordo con quello che diceva il professor Naso prima, ma ci sono diritti che ci permettono di costruire un nostro progetto di vita e senza dei quali non riusciamo a realizzarlo, e quindi non riusciamo ad immaginare che possano esistere anche altri diritti. Una piccolissima riflessione ancora:
Oggi, fino a qualche tempo fa, avevamo un dato secondo il quale le donne erano quelle che maggiormente facevano fatica a trovare un posto di lavoro. Oggi abbiamo donne che sono costrette a modificare il proprio rapporto con il mondo del lavoro e quindi da un tempo pieno sono costrette ad esempio a scegliere un part-time. Lo scelgono perché il mondo del lavoro, il mercato del lavoro te lo richiede, lo scelgono perché esiste un'esigenza familiare e succede anche in alcune situazioni spiacevoli, penso un po' di tempo fa, in situazioni spiacevoli è un termine forse non così corretto, ma avete letto le dimissioni in bianco, avete credo appreso come fino a un po' di tempo fa le donne fossero ad esempio costrette a consegnare le proprie dimissioni prima ancora di poter iniziare il proprio percorso di lavoro. Ecco, oggi tutto questo in qualche modo è passato in secondo piano. Siamo di fronte a una situazione per la quale il dato di disoccupazione è così importante sia per le donne ma anche per gli uomini, che tutti questi aspetti in qualche modo sono passati in secondo piano. E allora credo che sia un dato ancora più pericoloso di quanto lo sia in condizioni di normalità. E quindi quello che noi dobbiamo evitare che succeda è che in un momento di crisi, in un momento di difficoltà, i diritti dei lavoratori in qualche modo vengano messi, e dei lavoratori e delle lavoratrici, siano messi in secondo piano. E allora noi corriamo il rischio di cadere in questa seconda fase così complicata e ancora più difficile di quanto non sia soltanto la situazione di crisi. Allora abbiamo molto lavoro da fare, la politica ha molto da fare, la politica non ha dato spesso buon esempio di sé, buona prova di sé, e credo che oggi più che mai ci sia la necessità davvero di andare oltre a queste pagine tristi della politica italiana e di scrivere invece delle pagine che sappiano garantire un futuro ai progetti di vita delle tante persone che ancora credono nella politica, che ancora credono nelle istituzioni e che devono davvero dare quella forza necessaria perché i cittadini possano ricredere nel proprio paese, ma soprattutto nelle istituzioni. Grazie.